Continuiamo con un'altra relazione frutto di un lavoro al quale hanno preso parte la dottoressa Bonetti, i dottori Curti, Mattioli, Mugnai, Vanti, Violante e Pillastrini. L'argomento è l'efficacia della rieducazione posturale globale in pazienti con lombalgia. Prego, dottoressa Bonetti. Buongiorno a tutti, a me è l'onere di parlare di questo child. Vi presenterò questo studio sull'efficacia della rieducazione posturale globale in pazienti affetti da lombalgia. Lo studio è stato pubblicato su BMC Muscle Skeletal Disorder nel dicembre del 2010. Lo stesso BMC ci ha comunicato che facciamo parte degli articoli ad altissimi numero di accessi rispetto alla media degli articoli che sono stati pubblicati su BMC. Infatti, da dicembre 2010 ad oggi, una settimana fa in realtà, è stato visto da 8.500 persone. Certo, non è il numero di accessi che Alex Zanardi ha nel suo sito da quando ha vinto le Paralimpiadi di Londra, però è un piccolo successo. Vediamo di che cosa parliamo. Lo studio si occupa di verificare l'efficacia della rieducazione posturale globale in pazienti affetti da lombalgia cronica aspecifica. La metodologia utilizzata è stata quella del trial clinico controllato non randomizzato. Sono stati quindi analizzati due gruppi omogenei, un gruppo di rieducazione posturale globale e l'altro in cui abbiamo effettuato degli esercizi di stabilizzazione lombare. La valutazione è stata a breve e a medio periodo, quindi a 3 e a 6 mesi. Occorrono delle premesse, che saranno la definizione di lombalgia per la letteratura internazionale, alcuni dati epidemiologici, prometto alcuni, l'identificazione di le maggiori linee guida internazionali e che cosa viene raccomandato, a prescindere dalla rieducazione posturale globale, per la lombalgia specifica. Allora, la lombalgia cronica viene definita da Walter come un disturbo osteoarticolare con dolore, quindi un malessere o limitazione funzionale in una determinata zona corporea che va dall'angolo inferiore costale alle pieghe glutee. Può avere delle radiazioni agli arti inferiori, ma mai oltre il ginocchio. Un'altra classificazione della lombalgia è temporale e vede la lombalgia acuta, subacuta e cronica, dove la cronica viene considerata quel dolore che persiste per più di 12 settimane o 3 mesi, oppure al di là del periodo atteso per la sua guarigione. Alcuni dati epidemiologici: colpisce entrambi i sessi, è la prima causa di disabilità per i soggetti al di sotto dei 45 anni, almeno una volta nella vita l'80% delle persone ha sofferto di una lombalgia e la lombalgia acuta nel 10-15% dei casi può evolvere in lombalgia cronica o ricorrente. Bene, diciamo le linee guida. Le linee guida, specifichiamo subito che cosa sono. Sono delle raccomandazioni, sottolineo raccomandazioni di comportamento clinico, che servono sia ai sanitari e sia ai pazienti per identificare la strada più importante o comunque più evidente in un determinato processo terapeutico. Faccio riferimento a un altro studio pubblicato su John Boy Spine, condotto dal professor Pillastrini e altri due professori, Violante e Guccione, Andrew Guccione, e insieme ai colleghi, qui sottolineo il primo, Ivan Gardenghi e ovviamente Francesco Capra e Raffaele Mugnai, in cui fondamentalmente abbiamo considerato le principali linee guida sul low back pain cronico pubblicate al 2002, le abbiamo valutate metodologicamente attraverso uno strumento che si chiama IGRI e dopodiché abbiamo estrapolato le migliori linee guida a livello metodologico e abbiamo estrapolato le raccomandazioni cliniche più importanti con le evidenze maggiori. Allora, le raccomandazioni terapeutiche non graduate vedono che sicuramente il paziente deve essere educato, deve essere detto il quadro clinico atteso, le possibilità di prevenzione e le opzioni di autotrattamento. Riprendendo il discorso del dottore
anche le preferenze del paziente devono essere considerate nel quadro poi di trattamento. Nelle raccomandazioni terapeutiche vediamo che sicuramente l'attività fisica e l'esercizio terapeutico vengono considerate, anche se non sappiamo quanto e come. E l'approccio multidisciplinare, ovvero l'associazione tra l'esercizio fisico e la terapia cognitivo-comportamentale, è maggiormente indicato per quei soggetti che hanno avuto già un trattamento riabilitativo o hanno una disabilità molto alta. Qui concludo con questo schema che racchiude fondamentalmente tutte le terapie conservative non farmacologiche consigliate dalle migliori linee guida, come dicevo prima, e vediamo che c'è esercizi specifici, mobilizzazione, esercizi di rinforzo, core stability, McKenzie e così via. Torniamo a noi. Allora, i criteri di inclusione che abbiamo identificato sono stati diagnosi di lombalgia con un tempo maggiore di 12 settimane e età adulta, quindi con un'età che variava dai 18 anni ai 70. I criteri di esclusione invece sono stati lombalgia acuta e subacuta, ernia estrusa, stenosi lombare, fratture spondilolistesi, patologie neurologiche, sistemiche, psichiatriche e mentali. Non contenti, abbiamo voluto anche non considerare quei soggetti che avevano effettuato delle operazioni chirurgiche o dei trattamenti riabilitativi 6 mesi prima dalla baseline, cioè dalla prima valutazione. Questo si legge poco, immagino, sì. È comunque la flowchart che riassume lo studio, semplificando sono stati considerati 357 oggetti, alcuni assegnati esclusi ovviamente a seconda dei criteri di esclusione, e sono rimasti 50 soggetti assegnati al gruppo RPG e 50 soggetti assegnati invece al gruppo di stabilizzazione. In entrambi i casi, quindi in entrambi i gruppi, il numero di trattamenti era composto da 10 sessioni, ogni sessione terapeutica durava 60 minuti, veniva consigliato un autotrattamento a domicilio in entrambi i casi e tutti erano fisioterapisti esperti, quindi con un'esperienza lavorativa di almeno 4-5 anni. Allora, per quanto riguarda il gruppo RPG, abbiamo effettuato delle riunioni preventive, ovvero abbiamo deciso quali posture utilizzare nei soggetti che appartenevano, che facevano parte dello studio, per standardizzare ovviamente il trattamento e anche per dire a noi stessi di non utilizzare altre tipologie di trattamento a parte l'RPG, essendo fisioterapisti esterni e magari a conoscenza di altre tecniche. Le posture utilizzate sono state la rana al suolo, la rana in aria e la ballerina. Con l'occasione mi permetto di ringraziare l'autore di questi disegni, che è un mio carissimo paziente, Daniele Del Grosso. L'altro gruppo invece, il gruppo di controllo, vedeva un reclutamento muscolare lombare in posizioni progressivamente più importanti e più faticose, partendo ovviamente dalla posizione in scarico. Quindi, abbiamo fatto firmare il consenso informato ai pazienti, registrato i dati demografici di base, quindi l'età, l'altezza, il sesso, abbiamo calcolato il BMI, inoltre abbiamo registrato il livello educazionale, il livello socio-economico, i precedenti episodi lombari, i precedenti trattamenti in fisioterapia e, per ultimo ma non meno importanti, gli outcome, ovvero abbiamo preso come outcome primari il livello di disabilità percepita dal paziente a causa del dolore lombare e come outcome secondari la flessibilità del tronco e delle pelvi e il dolore. Questo, con queste misurazioni, la flessibilità attraverso questo test che si chiama fingertip to floor test, è un test validato a livello internazionale e è semplice perché si chiede al paziente di flettere il tronco anteriormente con ginocchia estese, gomiti estesi, mani aperte e si misura banalmente dalla punta delle dita al terreno la distanza.
Il dolore invece è stato calcolato attraverso la VAS nella sua dimensione da 0 a 100, dove 0 è l'assenza di dolore e 100 è il massimo dolore immaginabile. La disabilità invece è stata valutata attraverso due questionari, entrambi validati in italiano ed entrambi a mio parere scaricabili tranquillamente da internet se si vogliono utilizzare. Il primo è l'OSWES3, Disability Index, il paziente è autosomministrabile, il paziente ci impiega circa 5 minuti, è composto da 10 item e valuta fondamentalmente la disabilità a causa del dolore lombare, quindi il poter stare seduti, lo stare in piedi, viaggiare e così via. L'altro è Roland Morris Disability Questionnaire, anche questo autosomministrabile, gli item sono leggermente di più, sono 24, e viene utilizzato soprattutto per la lombalgia persistente, quella acuta e subacuta. Bene, vediamo, concretizziamo. I risultati sono stati che su 100 pazienti arruolati, 78 hanno completato lo studio, 42 del gruppo RPG e 36 del gruppo di controllo. I due gruppi sono risultati omogenei, vuol dire che tutti i dati iniziali che ho citato prima sono risultati uguali, tra virgolette, tranne nell'aspetto socio-occupazionale dei pazienti del gruppo RPG. Risultati. Abbiamo avuto una significatività statistica del miglioramento del gruppo RPG in tutti gli outcome, quindi sia nel Roland Morris Disability Questionnaire, sia nella OSWES, sia nella VAS che nella flessibilità, quindi fingertip to floor test, sia nella valutazione a 3 mesi che a 6 mesi. Le valutazioni che sono state fatte a livello statistico sono state 2. La valutazione per protocol, che ha semplificando identificato i soggetti che veramente hanno iniziato e finito lo studio. E l'altra invece l'analisi intention to treat, ovvero che ha identificato, ha analizzato i gruppi rispetto al gruppo al quale erano stati assegnati. Questo per i numerosi dropouts, ovvero i numerosi rinunciatari che ci sono stati soprattutto nel gruppo di controllo, per verificare fondamentalmente se era stata mantenuta la significatività statistica nel miglioramento del gruppo RPG. È stata mantenuta comunque. Ma non contenti, essendo noi di clinici, io in particolare, abbiamo voluto identificare, secondo il Minimal Clinical Important Difference, la significatività clinica dei risultati, non solo quella statistica. Quindi, secondo i valori minimi di cutoff del Minimal Important Change, abbiamo considerato una variazione di almeno il 30% sia nei questionari della disabilità che nel dolore, come variazione significativa a livello clinico. E quindi abbiamo diviso i soggetti in 3 gruppi, i non migliorati, i possibilmente migliorati e, come li ha chiamati uno dei nostri autori, i miglioratori. I miglioratori, ovviamente mettiamolo tra virgolette, dà quel risultato che forse è il più importante del nostro studio, ovvero che il 48% dei soggetti trattati con l'RPG è migliorato di più del 30% sia nei questionari di disabilità che nel dolore rispetto al 12% dei soggetti trattati con gli esercizi di stabilizzazione. Sì. I punti di forza di questo studio era il primo trial clinico sulla lombalgia a specifica, in cui si analizzano 2 gruppi, un gruppo RPG e un gruppo di stabilizzazione. Tutti i fisioterapisti, entrambi i gruppi, erano esperti. Si è utilizzato soltanto un trattamento RPG. Abbiamo voluto selezionare letteralmente il trattamento RPG e non confonderlo con altri trattamenti durante lo studio. Il numero, la durata terapeutica e la durata delle sessioni terapeutiche era uguale. Limiti ci sono sempre in tutti gli studi, quindi è giusto dirli. Il primo è la mancanza di randomizzazione,
e l'altro è la presenza di numerosi dropout, ovvero di rinunciatari, che però abbiamo compensato con l'analisi intention to treat. Per il futuro bisognerebbe analizzare un gruppo più ampio, 100 sono pochi, una rivalutazione più a lungo termine, quindi non solo a 6 mesi ma magari anche a 12, e identificare soprattutto un sottogruppo specifico di pazienti affetti da low back pain. Penso di concludere con questa ultima slide, penso di essere il pensiero di tutti gli, anche tutti gli altri autori, ovvero di ringraziare pubblicamente i colleghi che senza il lavoro dei quali non avremmo potuto neanche pensare di iniziare questo studio. E questo mio sogno nel cassetto. Grazie a tutti.